La Sator si trova nell'alta Maremma toscana a nord di Bulgari, a circa 40 km a sud-ovest di Pisa, e include terreni che appartengono alla famiglia Moscardini da circa due secoli. Alcuni di questi sono ubicati su un altopiano poco distante dal paese di Pomaia e ricadono all'interno del comprensorio della DOC di Montescudaio. È qui dove la natura ha creato un mosaico di terreni di diversa composizione che Roberta e Gianni Moscardini hanno deciso nel 2004 di impiantare dei vigneti con la volontà di produrre vini che esprimessero al meglio le potenzialità delle singole varietà e dell'esclusivo terroir. Le varietà coltivate sono il ciliegiolo, il sangiovese, il teroldego, il merlot e il cabernet franc per quelle a bacca rossa, il vermentino e il fiano per quelle a bacca bianca. Il nostro obiettivo, dopo aver analizzato le particolari condizioni pedologiche e microclimatiche presenti sull'altopiano, è sempre stato quello di produrre vini di estrema raffinatezza, lunghezza ed eleganza. Oggi, a distanza di più di 10 anni, tale scelta, così come quella di vinificare separatamente le uve, anche se di identica varietà ma provenienti da diverse parcelle, si è dimostrata indovinata. Utilizzando come unico criterio di scelta quello della massima qualità, i vini sono assemblati dopo l'affinamento. Per i blend, l'assemblaggio interessa vini ottenuti dalle diverse varietà di uva coltivate sulle parcelle. Per i monovarietali, tale operazione interessa vini della medesima varietà, ma ottenuti da parcelle diverse. Questo duro lavoro, che inizia in campo e termina in cantina con l'affinamento in bottiglia, ci regala vini profumati, intensi e capaci di restituire al palato sensazioni inconfondibili.